sempre benvenuti a tutti voi prima e naturalmente benvenuta la nostra ospite, la professoressa Marta Cartabia. Siamo prima di tutto fieri di averla ospite in questa nostra scuola e poiché sappiamo che insieme al giudice costituzionale lei è anche docente universitaria, ci consente di chiamarla professoressa, perché non c'è nella scuola, tra le donne e gli uomini di scuola, un titolo più onorifico di questo, a cui le donne e gli uomini di scuola attribuiscono con fierezza e orgoglio peso. Il suo essere qui oggi abbatte la distanza con cui di solito vediamo la Corte Costituzionale. Leggiamo che può dire il giudice costituzionale solo un altro giudice, o lo Stato, o le regioni. E dunque un fatto interno, un meccanismo che viene dipinto come non sempre comprensibile, qualche volta persino minaccioso. Noi abbiamo insegnato ai nostri ragazzi che non è così. Abbiamo fatto vedere loro quella parte del sito della Corte Costituzionale, quella parte bellissima che si chiama Le sentenze che ci hanno cambiato la vita. E gli studenti hanno capito quanto la consulta sia vicina e hanno potuto riflettere sul fatto che il concetto di distanza, di distante, e magari garanzie di esercizio di una funzione arbitrale tra le parti, tra le passioni opposte, e cioè da interpretare in base all'equazione per cui alla distanza formale corrisponde una vicinanza sostanziale, che è dimostrata anche dal suo essere oggi qui con noi, in questa che a noi piace chiamare fabbrica del futuro, perché vi si formano questi nostri ragazzi che sono gli abitatori di un tempo che verrà, che gran parte di noi possono soltanto immaginare, ma che vogliamo contribuire a costruire per quanto possiamo. Chi sono, professoressa, i ragazzi che oggi saranno i suoi interlocutori, i rappresentanti dei tanti dell'Avogadro e non solo dell'Avogadro, perché abbiamo anche ospite un'altra scuola? Ci sono i ragazzi dei primi due anni, i ragazzi che studiano il diritto, ci sono i ragazzi che hanno seguito il corso di mediazione dei conflitti con il Foro di Torino, ci sono i ragazzi dell'informatica che hanno lavorato su quella sorta di costituzione che è la dichiarazione dei diritti in internet del 2015 e che hanno continuamente rimandato quella carta con l'altra nota carta costituzionale. Ci sono i ragazzi che insieme ai loro compagni di altre due scuole di Torino, ma anche insieme ai loro compagni di Roma e di Bari, lavorano con la casa editrice La Terza a una riflessione nell'ambito di quel progetto che si chiama Alternanza Scuola-Lavoro, una riflessione culturale sul tema dell'inclusione. Concludo, infine, a nome dei miei professori, molti dei quali sono qui oggi insieme a noi, ringraziandola per il suo essere qui, perché questo testimonia il suo condividere con noi l'idea che si può insegnare la storia, l'inglese, la matematica, il diritto costituzionale, l'informatica, ma si può insegnare solo per contatto, meglio se per contagio, meglio ancora per fascinazione. Grazie. Innanzitutto un buongiorno a tutte e tutti. Mi onora essere qui e porto anche i saluti del direttore generale Fabrizio Manca, che mi ha delegato a rappresentare tutto l'ufficio scolastico, e anche naturalmente per quelli che mi compete, Torino e Cuneo. Ringrazio Tommaso De Luca, preside di una scuola sicuramente illuminata, per l'attenzione che pone ai temi della crescita, della maturazione dei nostri giovani.
Mi onora il fatto che la Corte Costituzionale, nella veste della sua vicepresidente, la professoressa Cartabia, sia qui, perché sicuramente la scuola ogni giorno, durante l'attività curriculare, anche extracurriculare, fa riferimento alla Carta Costituzionale. Tra l'altro, riallacciandomi anche a quanto a uno dei padri costituenti, Piero Calamandrei, fu molto felice quando in realtà nacque la Corte Costituzionale, che nacque nel 1956, perché sicuramente si trattava di un organo che permetteva di proteggere la nostra Carta Costituzionale, di proteggere quei valori che sono fondamentali. Si parla delle nostre libertà, dei nostri diritti, c'è proprio il nucleo dei diritti della Carta Costituzionale, che sicuramente è molto moderno, nonostante siano passati 70 anni. Ciò testimonia una grande visione che ebbero i nostri padri costituenti, e sicuramente le nuove generazioni nell'attività quotidiana riescono a fare proprio questi valori e a diventare adulti. Quindi sicuramente la scuola diventa un passaggio fondamentale nella crescita, nella maturazione delle giovani generazioni, e sicuramente la Carta Costituzionale rappresenta idealmente una mappa per navigare sicuramente in una situazione economica e sociale che è ancora più complessa rispetto al passato, ma avere dei punti di riferimento, quindi dei valori a cui riferirsi, sicuramente è importante per le istituzioni e soprattutto per i giovani e per i docenti, che accompagnano e cercano di far apprendere come guardare questa mappa e come orientarsi per il loro futuro. Il mio saluto finale vuole essere una citazione a questo punto di Piero Calamandrei, che ho citato prima, che salutò in questo modo degli studenti nel 1955, affermando che la Costituzione è l'affermazione solenne della solidarietà sociale, della solidarietà umana, è la carta della propria libertà, la carta per ciascuno di noi della propria dignità di uomo. Quindi sicuramente voglio vedere l'importanza della Carta Costituzionale e di chi la Corte Costituzionale si fa grande affinché non venga in qualche modo intaccata da norme, quindi, che possono confliggere con i valori della nostra Carta Costituzionale. Quindi grazie ancora per l'attenzione e grazie anche per la visita. Io ho premesso alcuni dei progetti a cui lavorate, illustratene qualcuno. Allora, noi come classe seconda di liceo abbiamo, durante le ore di storia e geografia, abbiamo intrapreso un percorso di educazione sulla cittadinanza e ci siamo soffermati sul confronto tra il quadro civile dell'antichità e il quadro civile moderno, e abbiamo analizzato la Costituzione, ovvero la legge fondamentale del nostro Stato. Ci siamo soffermati sui principi fondamentali e in particolare abbiamo fatto un cenno agli articoli 3, 8 e 11. L'articolo 3 e l'articolo 8 sono accomunati dal soggetto di cui parlano, ovvero la dignità sociale e la dignità culturale e religiosa davanti alla legge. Ogni religione può essere professata affinché non vada contro l'ordinamento giuridico italiano. L'articolo 11 invece parla della guerra, perché l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà dagli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. La guerra non risolve niente ed è giusto che i popoli, se devono risolvere i loro problemi, debbano parlare con la pace e tra di loro. È un progetto che si articola in una serie di incontri condotti da alcuni studenti della LUIS, in cui sono stati introdotti alcuni aspetti relativi alla legalità e alla cittadinanza. Tutto questo con l'obiettivo di scaturire in noi una serie di quesiti finalizzati alla costruzione di alcuni articoli di legge creati da noi. Alcuni tra gli argomenti trattati sono un'introduzione generale alla struttura giuridica italiana e alla Costituzione, alcuni argomenti riguardanti l'ambiente e l'ecosostenibilità e infine riguardo l'educazione stradale. Questa opportunità che ci è stata data ci ha permesso di conoscere e approfondire alcuni
aspetti del diritto e della struttura giuridica italiana. Tuttavia, visto che il diritto è una materia che non viene insegnata al liceo, è stata un'ottima opportunità per noi e ringraziamo gli studenti della LUIS per questo. Le nostre due classi insieme quest'anno hanno intrapreso un progetto sulla mediazione dei conflitti. Questo progetto si divide principalmente in due parti, una più teorica, guidata da due professori, cioè da due avvocati del Foro di Torino, due mediatori. Invece la seconda parte, più pratica, è basata su delle lezioni di Aikido, che è una disciplina giapponese. Questa disciplina è basata sulla non violenza, sul contatto non violento, cioè in pratica in occasione di pericolo la disciplina insegna ad allontanarsene, nel senso ad averne una vista esterna. Gli obiettivi che dovevamo raggiungere con il maestro di Aikido erano quelli non di trovare un vincitore o un perdente, ma bensì di trovare un piano comune che possa trovare una soluzione mediata tra le due controversie. Sono rappresentante della terza informatica e parlerò del progetto Consenso, che è un progetto nato da un'idea della terza, che appunto serve a parlare dell'immigrazione, ma a parlare dell'immigrazione tra noi ragazzi, e presenteremo dei progetti a Roma, tutti tre classi dell'Avogadro, con altre classi di Torino e altre classi di Bari e di Roma. Questo progetto si divide in tre parti che sono state prese tutte e tre diverse dalle tre classi dell'Avogadro. Una classe ha scelto il dibattito, una dei video e l'altra una rappresentazione teatrale. E queste a Roma andremo a presentare sia noi sia le scuole di Roma e sia quelle di Bari, andremo a presentare i nostri progetti e andremo a discutere sul tema dell'immigrazione, che in questi anni sta diventando un argomento principale nelle nostre vite, nelle vite di tutti i giorni e soprattutto nei telegiornali e appunto nella vita di tutti i giorni. Lasciatemi dare un benvenuto speciale alle 91 studentesse, per favore un applauso. Sensazione di privilegio, ma insomma anche di minoranza, che può significare la proporzione dei numeri nel rapporto tra i sessi. Anche la Corte Costituzionale siamo messi così e stiamo migliorando, ma nei primi tre anni ero sola con altri 14 uomini, adesso ho due compagni di strada e devo dire che le cose sono cambiate significativamente, ma insomma può essere anche un privilegio. Un saluto caloroso alle autorità scolastiche presenti, al vostro preside, ai vostri professori. Perché questa iniziativa? Beh, io direi che il desiderio e la vostra accoglienza e le vostre domande, le vostre riflessioni me l'hanno suggerito e rafforzato, è quello di imparare e reimparare insieme dalla storia. Perché questo viaggio dei giudici costituzionali nelle varie scuole d'Italia avviene, l'abbiamo detto e ricordato prima, in un momento di un anniversario significativo, 2018-1948, 70 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione italiana. Una Costituzione che è frutto di una storia, di cui parleremo, di una storia più remota e più vicina, e di una Costituzione che è già carica di storia, perché ha già vissuto molto in questi 70 anni e ha tanto ancora da dire appunto alla storia del futuro di cui parlava il vostro preside in apertura. L'obiettivo è quello che vogliamo capire con questa riflessione di qualche minuto che passiamo insieme
nell'ascolto di chi della Costituzione si occupa quotidianamente per lavoro, è conoscere un po' di più la casa dove abitiamo tutti insieme, perché la Costituzione, diceva Giorgio La Pira, uno dei nostri padri costituenti che ha dato un contributo decisivo alla scrittura di questo testo, la Costituzione è la casa comune per l'uomo e le donne di tutti i tempi. Ci sono alcuni articoli della Costituzione che dicono tutto, dicono tanto dell'ambiente in cui i nostri costituenti hanno voluto proiettare le nostre esistenze. E gli articoli fondamentali, a mio parere, e anche a parere degli altri, sono l'articolo 2 e l'articolo 3. Tanti sono tornati su questo articolo 2 e su questo articolo 3. Perché lì veramente c'è il punto di più grande maturazione del pensiero giuridico dei padri costituenti, in cui si vede davvero l'essenza di questa casa comune che si è voluto costruire insieme. C'è tutta la storia dell'Italia, c'è tutta la storia più remota, lo vedremo tra un attimo, c'è tutta la storia immediatamente precedente la Costituzione, che è una storia di grande sofferenza. È la storia della Seconda Guerra Mondiale, è la storia degli anni del fascismo, lo Stato totalitario che opprimeva i desideri delle persone e attraverso una politica anche di grande belligeranza rompeva la vita delle famiglie. Quante famiglie sono rimaste senza padri, mogli abbandonate con tanti figli perché la guerra li portava via, distruzione, povertà. Non c'è nulla di inutile nella storia personale e collettiva, nulla di inutile, se da quella storia impariamo, possiamo costruire un mattone della nostra persona. E infatti questo è quello che è accaduto, la Costituzione è lì a insegnarci questo. Se la storia ci parla di discriminazione, di distruzione, di divisione, di oppressione delle libertà, la Costituzione pone le fondamenta, proprio per aver vissuto tutto questo, di una società che vuole basarsi su principi opposti. Per esempio, non a caso, uno dei primissimi articoli, quello che ho detto anche nel video essere quello a me più caro, è questo articolo 2, dove si mette al centro la persona. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, e leggiamolo bene, dell'uomo e della donna evidentemente, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Qui c'è uno sguardo sull'esperienza umana ricchissimo. Al centro di tutto l'edificio giuridico, quella Costituzione per l'uomo, quella casa comune di cui ci parlava La Pira nella prima slide, coglie la persona in moltissimi suoi aspetti. Guardate la ricchezza. Garantisce i diritti inviolabili dell'uomo come singolo e nelle formazioni sociali. Qui c'è un mondo di filosofia condensato in queste poche parole. Individuo o collettività? Cosa prevale? Io sono una individualità o sono parte di un gruppo? O forse, come dice l'articolo 2, sono l'uno e l'altro. Sono un unicum, un individuo, ma che non esiste senza un tu, senza tanti tu, a partire dai genitori, dai fratelli, dai compagni di classe, dagli amici, dalla fidanzata, da chi troverò. Singolo e formazioni sociali, individualità e relazioni. Ecco che subito dopo aver parlato della centralità della persona nella casa, perché la casa è fatta per l'uomo
non è fine a se stessa, le istituzioni non sono fine a se stesse, sono per noi cittadini. Allora si parla di eguaglianza e guardate con quale complessità. Innanzitutto si parla di un divieto assoluto di discriminazione. Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Leggete il secondo comma dell'articolo 3. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di fatto alla piena eguaglianza. Non basta che la Repubblica faccia delle leggi che rimuovono gli ostacoli, che discriminano, che escludono gli ebrei dalle scuole pubbliche. Questo è il fondamentale, basilare compito di ogni ordinamento democratico. Ma l'Italia non si ferma qui. Dopo aver tenuto fermo e ribadito il divieto di discriminazione, cosa chiede? Chiede che la Repubblica rimuova gli ostacoli di fatto. Da dove veniva tutta questa saggezza dei nostri padri costituenti, così lungimirante da essere capaci di prevedere che non sarebbe bastato fare leggi uguali per tutti, ma che per realizzare una vera eguaglianza sarebbe stato necessario anche introdurre misure più favorevoli per chi più era svantaggiato, perché altrimenti l'eguaglianza sarebbe stata solo formale e non sostanziale. Da dove veniva tutta questa profondità umana? Veniva dall'imparare dalla storia, da quello che avevano visto, da quello che avevano sofferto, da quello che avevano patito. Dice Calamandrei in questo discorso del 1955: in questa Costituzione, sono parole sue, c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre gioie. Sono tutti sfociati qui in questi articoli. E a sapere intendere, dietro questi articoli si sentono voci lontane. Quando io leggo nell'articolo 2 l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica o sociale, o quando leggo nell'articolo 11 l'Italia ripudia le guerre come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, questa è la voce di Mazzini. O quando leggo nell'articolo 8, che è stato citato dalla vostra compagna, tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, questo è Cavour. O quando leggo nell'articolo 5, la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, questo è Cattaneo. E quando leggo nell'articolo 27, non è ammessa la pena di morte, non in Italia, in altre democrazie sì, questo è Beccaria. Grandi voci lontane, grandi nomi lontani, ma ci sono anche umili voci, voci recenti. Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Dietro ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia,
morti in Africa, morti per le strade di Milano e per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la giustizia e la libertà potessero essere scritte su questa carta. Custodi della Costituzione, giudice delle leggi, questa è la Corte Costituzionale. Ma cosa vuol dire custodire? Non è mettersi con delle armi, imbracciare le armi e fare in modo che nessuno porti via il testo. Custodire in questo caso è sviluppare, far vivere. Se la Costituzione nasce dalla storia, deve continuare a parlare alla storia del popolo italiano. Questo è il più grande compito della Corte Costituzionale, mantenere viva quelle acquisizioni, quei valori in un contesto che è diverso. Ora non abbiamo più, grazie a Dio, dei governi che fanno delle leggi razziali. E però l'eguaglianza è veramente realizzata? Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Tutti i cittadini. Ma cosa vuol dire? Perché i cittadini? Non avvertite qualcosa che può stridere in un principio che parla di uguaglianza e che pone come destinatari di questa eguaglianza i cittadini? Letto con gli occhi di oggi, questo articolo, quando la società italiana è così cambiata, è così abitata da tante persone di origine diversa, dove cittadini e non cittadini non si distinguono, convivono insieme in uno stesso tratto di strada comune. Parlare dell'eguaglianza riferita ai soli cittadini può paradossalmente suonare fonte di discriminazione. Ed è allora che è intervenuta la Corte Costituzionale, che con una serie di decisioni ha elaborato tutta una serie di principi che da un lato tengono conto della differenza, diciamo così, tra cittadini e non cittadini, dove per esempio ha ritenuto che le leggi dello Stato possono regolare il flusso d'ingresso degli stranieri in Italia per un problema di realismo. Ma nello stesso tempo ha stabilito che sicuramente non si possono mantenere delle discriminazioni, per esempio in nome di questo principio ha eliminato una norma molto odiosa che c'era nel nostro ordinamento che si chiamava aggravante di clandestinità, ma ha fatto anche tanto di più, per esempio sui diritti sociali che riguardano i beni essenziali, la salute, l'assistenza alle persone disabili, l'accesso alle case popolari, tante altre provvidenze. La Corte Costituzionale ha ritenuto che quei tipi di benefici sociali non potessero essere riservati ai cittadini, perché molto spesso chi ne ha più bisogno è esattamente chi è arrivato da lontano alla ricerca di un possibile benessere economico che non trovava nel suo paese, che era in condizioni di maggiore bisogno. Allora che possiamo capire il significato delle ultime parole con cui concludo di Piero Calamandrei, che sempre quel discorso del 55 prosegue così. E allora voi capite che la nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte è una realtà. In parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno di lavoro, un lavoro da compiere. Quanto lavoro voi giovani avete da compiere? Quanto lavoro vi sta dinanzi? Diciamo meglio.
quanto lavoro ci sta dinanzi a noi donne e uomini delle istituzioni, a noi donne e uomini della società civile. Grazie. Quali possono essere le conseguenze per il Presidente della Repubblica qualora venga messo sotto accusa? E cosa potrebbe avvenire se le accuse mosse contro il Presidente risultassero infondate, dato per certo che nel frattempo si sia proceduto a una nuova elezione del Presidente? Ripeto l'ultima parte. Dato per certo che nel frattempo si sia proceduto a una nuova elezione del Presidente della Repubblica, si manterrà il Presidente precedente o il nuovo Presidente eletto? Grazie a Dio questo è uno scenario che non si è presentato, diciamo così, frequentemente nella storia d'Italia. C'è stato solo un caso in cui la Corte Costituzionale è stata chiamata a svolgere questa funzione a cui lei fa riferimento, che è il giudice sulle accuse al Presidente della Repubblica, che può essere accusato, messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune soltanto per due ipotesi, non per dei reati ordinari, ma solo per alto tradimento e attentato alla Costituzione. Non è accaduto mai, ma il giudice competente a giudicare questo è la Corte Costituzionale, che lo ha fatto nel caso Lockheed, che coinvolgeva anche dei membri del governo, ma c'erano regole diverse all'epoca, alla fine degli anni 70-80. Allora, anche per il Presidente della Repubblica, come per tutti, vale il principio della presunzione di innocenza, quindi fino a quando non si è accertata la sua responsabilità e non è stato giudicato, non può essere ritenuto colpevole. Tuttavia, in questi casi, quando si arriva a un punto di tensione o di sospetto verso una persona che svolge una funzione pubblica così grave, sono due reati gravissimi, attentato alla Costituzione e alto tradimento, vuol dire che il Presidente sta utilizzando il potere che gli è conferito non per il bene della Repubblica e dello Stato, ma per tradirla. In quei casi normalmente quello che avviene è che la persona, come accadde appunto nella storia, si dimette prima. Innanzitutto buon pomeriggio, la mia domanda è se è possibile, e nel caso lo fosse, come si può modificare nel tempo una sentenza della Corte Costituzionale? Grazie. Allora, nel nostro sistema i cittadini non possono rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale, in altri sistemi sì, in Germania per esempio, in Spagna, e apparentemente sembra una forte limitazione all'accesso alla giustizia. Anche qui l'esperienza dice qualcosa di diverso. Dice qualcosa di diverso perché innanzitutto giudice dei diritti nel nostro sistema, dei diritti della persona, non è solo la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, l'ho detto prima, tutela contro le ingiustizie della legge, ma ci sono molti diritti che sono violati non perché la legge sia ingiusta, ma perché, per esempio, un'amministrazione pubblica non ha utilizzato bene il suo potere, perché un altro privato si è comportato in modo da ledere i tuoi diritti, perché un'altra autorità, una prassi, qualunque cosa può essere un comportamento spesso che viola il diritto della persona, non una legge. E per queste situazioni il giudice competente è il giudice comune, il giudice civile, il tribunale. Volevo chiedere una domanda un po' più vasta, non tanto sulla Costituzione, ma con un argomento un po' più vasto. L'altra sera io e mia madre stavamo parlando riguardo un caso di dei ragazzi che hanno picchiato una guardia per prendergli la pistola e poterla rivendere.
Mia madre mi guarda e mi dice: questa è colpa dei ragazzi che giocano ai videogiochi. Anche io mi guardo mia madre e gli dico: mamma, ma che... La domanda che mi sono posta da quella sera è: ma come si può avvicinare i ragazzi ad un senso di costituzione e quindi di cittadinanza comune? Perché se dei ragazzi hanno fatto un gesto del genere, pare manco un senso di cittadinanza e di appartenenza a una comunità. È una domanda bellissima e, come tutte le domande bellissime, non hanno una risposta facile, non hanno una risposta che possa riassumersi in una ricetta. Io ti dico una sola parola: quello che tu chiedi è da rivolgere più che a un giudice, a un avvocato, un esperto di leggi, un esperto di Costituzione, alle persone che accompagnano quotidianamente la tua esistenza. Io direi una parola sola: quello che tu cerchi è nella educazione. Nell'educazione che non è solo l'istruzione che ti viene offerta nelle singole materie dai tuoi bravissimi professori. È l'educazione all'integrità della tua persona, al tuo essere uomo grande, che impari guardando e legandoti agli uomini, alle donne grandi che incrociano il tuo sentiero, i tuoi genitori, tua madre che intraprende un dialogo così con te, non è scontato che ci sia, i tuoi professori, altre persone, tuo allenatore di baseball, non lo so che sport tu fai, i tuoi compagni di classe, quelli con cui condividi la musica, con cui vai a fare le passeggiate. È un'educazione dell'intera persona che tu ricevi se desideri diventare grande. Allora una responsabilità degli adulti di offrirti questo tipo di educazione e di guardarti nella tua integralità di uomo, ma una responsabilità anche tua. Cerca i maestri. Cerca maestri che ti facciano vedere uno stile di vita desiderabile. Credo che questo è ciò di cui tutti abbiamo bisogno, qualunque sia il lavoro, la professione, qualunque sia la condizione in cui ci troviamo. La ricerca di maestri che suscitino, aveva detto il vostro preside, contagio, fascino, che ti attirino verso una dimensione di vita più desiderabile che non quella povertà umana che ti arriva fino a questi esempi di voler picchiare le forze dell'ordine per impossessarsi delle armi.